Buon San Valentino e buon Lupercalia. Questa sera, per la prima volta nella vostra vita, un concerto a casa nostra. Quindi volevo fare complimenti soprattutto ai proprietari del locale che ci hanno invitato questa sera e ci hanno dato un buonissimo pasto, un bellissimo backstage per la prima volta nella nostra vita. Allora, stasera un repertorio molto soft, per quanti di voi sono innamorati, Sisco, vieni qua, vieni qua, ci sta anche il nostro cagnolone. Eccolo qua, buonasera. Ciao Maurizio. Ah, che bello. Sente pure lui ciao, la festività di Lupercalia nell'aria. Prima di iniziare però io vorrei dire qualcosa. Sì. Te volevo fare una piccola presentazione. Allora, io mi chiamo Anna, lui è Emilio e insieme 6 anni fa abbiamo fondato Yenian. Precisamente nel 2011 proponiamo un repertorio pagan folk e suoniamo con altri 2 ragazzi che stasera non sono con noi ma che noi salutiamo e a cui mandiamo un grande abbraccio, un bacione ciao, grande Marino, Danilo ciao, e Martino. Martino, ti vogliamo bene anche se non ci siete. Stasera facciamo un repertorio un tantino diverso rispetto a quello che è quando siamo con la formazione al completo, quindi viaggeremo sempre tra l'Irlanda, la Svezia, la Norvegia eccetera eccetera, però sentirete dei brani che di solito con Yenian al completo non suoniamo. In pratica questa diretta è nata anche un po' per festeggiare il 24 febbraio, sono 7 anni che io ed Emilio ci conosciamo, per cui per noi poteva essere un momento particolare e speciale da condividere con voi, suonando. Lasciamo parlare la musica, anche se io sono particolarmente emozionata stasera, sembra quasi che stiamo realmente dal vivo. Sta proprio in ansia, cioè nemmeno durante i concerti sta così. Ok, io vi mando un bacione a tutti, mi metto alla mia postazione e cominciamo. Intanto volevo fare un brindisi a tutti coloro che sono collegati, saluto a tutti voi. Vi ringrazio di cuore per essere così numerosi questa sera, alla fine questa diretta è per voi. Il primo brano che presentiamo stasera è una sleep jig della musica tradizionale inglese, è The Butterfly. Thank you.
avendo la scaletta, non so che ci sta. Sally Gardens. Beh, raccontiamo un po' di Sally Gardens. Vai. Ho scoperto proprio ieri, attraverso un sito che si chiama Terre Celtiche, che gestisce tra l'altro una nostra conoscenza virtuale di Facebook, che si chiama Katia Salto, se non erro il nome, la salutiamo. In pratica, su questo sito ieri mi sono andata a vedere un po' quello che sono i pezzi che stiamo presentando stasera, e a quanto pare Sally Gardens è una canzone scritta dal poeta Yeats. Di solito parla Emilio, è più bravo di me, io sono incapace. Questa è la bellissima Down by the Sally Gardens. Irlandesi, scozzesi, bretoni, inglesi come nel caso di Greensleeves,
e la leggenda vuole che possa essere stata scritta da Enrico VIII ed è stata dedicata ad Anna Bolena, perché il corteggiamento si dice sia durato 7 anni. Questo ha dovuto penare per 7 anni. Per 7 anni, cioè, poi dopo di e te nel frattempo ha decapitato, esatto, qualsiasi altra femmina nell'arco di 100 metri. Ma i vicini che dicono? I vicini sono contenti, cioè nel senso, si sente o non si sente la musica, quindi. Oddio, siamo talmente bassi, sì. Meno male. Comunque. Con questi strumenti suavi. Suavissimi. Comunque, noi vi facciamo ascoltare Chris Vims. Ovviamente non cantata, versione strumentale. Solo versione strumentale. Se no si aspettano. I lost my Lord, you did wrong. Avvicinare volendo. Abbiamo fatto una piccola selezione stasera,
dei brani più conosciuti, perché così magari, non lo so, a qualcuno poteva anche sembrare familiare. Dall'altro verso abbiamo scelto brani che comunque parlassero d'amore, per cui... Vabbè, parte Quark. Allora, il repertorio celtico. Esiste la parola celtico? Non me lo ricordo più. Ok, brano, ci andiamo in Inghilterra. Brano rifatto in italiano da Angelo Branduardi. Thank you.
persona che aveva scritto, che era Francesco Forgione, proprio lui. Ora, Francesco Forgione e Alessandra Santovito sono due ragazzi, però loro sono gli ex Feroz e sono uno dei primi gruppi in Italia che ha fatto ethereal folk, dark wave folk, pagan folk, tutti i sottogeneri che voi potete conoscere o immaginare del neo folk. Due musicisti strepitosi e speriamo un giorno di poter fare qualcosa insieme con loro. Allora, spero che possiate passare un San Valentino, o stiate passando un San Valentino piacevole più che altro. Guarda che faccio sveglia, va. Ciao Marco, ecco. Ciao. È entrato anche Sisko nell'inquadratura. Saluta a loro. Aspetta, vi faccio vedere una cosa. Sisko, seduto. Mettiti giù, seduto. Aspetta, non lo fa stendere, se no si te n'è andato. Vabbè, vogliamo fare un po' di arte circense con Sisko, ma te n'è andato, non vuole collaborare. Olle. Allora, vi facciamo sentire un brano della tradizione svedese. Il prossimo brano
è sempre della tradizione nordica. È un brano che sicuramente molti di coloro che seguono il pagan folk conoscono, perché io me l'hanno proposto in più occasioni e molte persone credono che è degli Jonia, è un tradizionale del nord Europa. E credono che sia degli Jonia, sì, non credono che è degli Jonia. Credono che sia degli Jonia. Scusate il congiuntivo questa sera, ma è sempre fatto delle emozioni, che mi frega a me, vabbè, lasciamo stare. Questa è Grunemunden.
Carole non è contento perché non può battere le mani. Volete fare una brocca? Non bere troppo, che poi si arravogliano le dita sulla tastiera. In realtà mi fanno malissimo, me ne sto accorgendo stasera. Perché ieri ho aiutato una persona a fare un trasloco, abbiamo preso dei mobili pesanti e quindi oggi praticamente non mi sento le mani. Vogliamo sapere se Miriam le mutande. Sì, ce le ha. Sì, le volete vedere? Aspetta, le faccio vedere. Basta. Solo nelle occasioni ufficiali non le metto. Abbiamo finito la sezione scandinava? No, non è vero, ce n'è un'altra. Ah, ce n'è un'altra. Non dire bugie. Me la volevo spagnare. No, dai, è bella, non l'abbiamo mai presentata. No, e anche questo è un brano della tradizione. Anche questo lo abbiamo ascoltato dai Yallaorn, o Allaorn, come ha detto Emilio, non so, non mi ricordo più. E io sono quello che e chiedo a tutti scusa per la mia pronuncia adesso che la canterò, ma non so quanti svedesi ci saranno in linea, però chiedo scusa lo stesso. E insomma è una tipica storia. Due giorni si è preparata, due giorni a segnarsi le cose, a dire io domani devo raccontare le storie, le devo sapere. Non ce la faccio, mi impappino troppo. E andate. È lui che racconta storie, non sono io. Io già solo su una, già solamente cantato, basta. Io mi ricordo solo il titolo di questo brano. E quando andiamo all'estero parlo in inglese, basta. Finisce là il mio ruolo. Però meno male che ci stanno lei e Danilo che parlano in inglese. Cos'è successo qua? Ho schiacciato un tastino forse. Qual era già attivato quello degli effetti. Sì. Ok. Favore l'anno. Il brano si intitola Irid and Soul. Ed è la storia di una ragazza che mette al mondo due bambini che però muoiono entrambi. Vabbè, dai. La storia di San Valentino. E vabbè, ci sta sempre bene con l'amore. Scusa, uno quando si sposa poi che fa? Soffre solamente. Fai figli. E soffre. Thank you.
adesso abbiamo finito con i brani della tradizione nordica e ce ne andiamo, facciamo una piccola incursione nel cinema. Vi direte quale pezzo faranno mai? Provatene a sparare uno e verrà fuori quello. Ce ne andiamo dove? In Scozia. No, non è Pinocchio. Ce ne andiamo in Scozia. Il protagonista aveva un kilt come questo, però di colore verde. Sfera di alto. Questa sera perché è una canzone un po' goliardica
sì, della serie che una ragazza che va al mercato, si sta recando al mercato a vendere l'orzo e sulla sua strada incontra un gentiluomo. Lui cerca di corrompere la sua verginità, cioè cerca di corromperla. Cerca di... Cerca di comprare la sua virginità pagandole dei soldi, però lei non si fa fare scema, come si dice da noi, e prosegue per la sua strada. Al ritorno dal mercato si rincontrano e il cavaliere dice: ecco, ho rincontrato la figlia del fattore, però praticamente la risposta che mi ha dato quando gli ho detto: ah beh, dove vai allora? Lei gli risponde: guarda, gentiluomo carissimo, ma io il mio orzo l'ho venduto, quindi me ne torno a casa e statti buono. In realtà era proprio universale. Gigione lo fate, in realtà questo è un pezzo che Gigione all'inizio della sua carriera, quando si chiamava, Gigione lo fate, quando si chiamava ancora Gigi One, la faceva. E si chiama The Maid That Sold Her E Barley. Però la tutta napoletana era: vai di uno che gli è un mercato. Che gli è un mercato a vendere l'orzo. Oppure la campagnola, si chiamava la campagnola. Thank you.
brano è una canzone, è una canzone che entra a far parte della tipologia di canzoni che vengono chiamate le canzoni dell'addio. Non a caso l'abbiamo scelta per chiudere il concerto, o comunque per metterla come penultimo brano. Ciao. E da, perché l'amore poi non è solo tra due persone come me ed Emilio o come tutti voi che ci state seguendo, ma è anche tra un uomo e un bicchiere di birra. Ecco. O un uomo e un bicchiere di whisky. Oppure un uomo e i suoi amici, ad esempio. L'amicizia è uno dei sentimenti più sottovalutati forse in questo periodo nel mondo, in questo periodo, ma forse da un po' di tempo. E questa canzone parla proprio di questo. Invita a sedersi al tavolo con lui, questa persona, il protagonista della canzone, a bere un bicchiere di birra, un bicchiere di whisky insieme. Dice: non importa, qualsiasi cosa costerà, io te la pago, non ti preoccupare, perché sono un uomo che non incontri tutti i giorni. E questa è I'm a Man, You Don't Meet Every Day. E noi volevamo dedicare questo brano, lo so che non ci sta seguendo, a Reis, Cathy Richard dello studio Bricat di Staden in Belgio. Oh, my name is Joseph.
Thank you.
speriamo di avervi tenuto compagnia, di essere stati un piacevole e piacevole sottofondo a qualsiasi cosa voi stavate facendo. C'è gente che stava facendo cose stosse. Va bene, anche quello non è un problema. E niente, io vi voglio ricordare, prima che arrivano i dolci, ma tanto stanno per arrivare. Allora noi, insomma, noi non ci... prima i dolci e poi vi dico tutte le cose. Aspetta, noi non ci concediamo mai nulla. Mai nulla, però questa volta sono passato dalla pasticceria, avevo un pochino di soldini da parte, sono andato a prendere un pochino di dolcetti che mangeremo con voi. Questo qua è mio, per esempio, questo qua c'è la cioccolata dentro ed è mio, sicuro. Allora, io vabbè, volevo rinnovare i ringraziamenti, vieni pure tu così li facciamo insieme. E volevamo ricordarvi, insomma, che se volete ascoltare il nostro disco, questo secondo, qua, questo è Chimea, aspetta, lo dici. Questo è il secondo disco del 2016, Chimea, questo è il booklet, il CD non c'è, però... Il CD sta di là. O se volete ascoltare il primo CD Acquaterra, li potete trovare al link Bandcamp. Che metterà Anna qua sotto, tanto sì, questo quando video arriverà rimarrà il video in podcast, vi metteremo tutti i collegamenti utili per poter continuare a seguirci. Allora noi vi invitiamo a mettere innanzitutto un like sulla pagina Enyan Pagan Folk, che è la pagina che noi abbiamo da 7 anni, insomma da 6 anni da quando è stato fondato il gruppo, per cui ci potete trovare sia come Enyan Duo, che saremo io e Emilio, e sia come Enyan Pagan Folk, che è la formazione completa con Danilo e Martino. E insomma noi vi invitiamo a mettere like a tutte le pagine. Abbiamo anche un canale YouTube dove potete ascoltare tutto quello che noi abbiamo fatto in questi 6 anni, e quindi se volete sentire tutta la nostra produzione musicale, quindi anche il CD Acquaterra, Chimea, eccetera, oppure live di tutti i vari festival che abbiamo fatto in Europa e in Italia, potete iscrivervi al nostro canale YouTube e quindi continuare a seguirci anche da lì. E siamo anche attivi su Twitter, poi siamo su Instagram e poi abbiamo anche il sito. Vi ringraziamo di essere stati con noi e per aver trascorso questo Valentino insieme, oppure Luca e Fabio insieme, come volete. Un bacione grande a tutti quelli che sono, che hanno che sono accoppiati e noi ci facciamo i dolci alla faccia vostra. Okay. Salute, baci. Ciao. Ciao. Ciao.